La campanella suona alle 8, anche l'appello è a distanza, ma la risposta presente non è cambiata. Ogni giorno 1.300 studenti e 130 docenti sfidano l'emergenza, continuando ad insegnare e ad apprendere. I professori decidono se far lezione da casa o dall'istituto, garantendo la presenza per i ragazzi che richiedono bisogni educativi speciali. Qui la didattica a distanza è ormai il pane quotidiano. Eravamo già abituati a lavorare in modalità anche asincrona e sincrona, quindi utilizzando anche i collegamenti a distanza, con una nuova concezione di tempo e di spazio dell'apprendimento. Far di necessità virtù, lo sanno bene i ragazzi e soprattutto gli insegnanti. Ci si stanca, diciamo, a lavorare a distanza, manca il contatto con i ragazzi, molti hanno problemi a interagire, però diciamo è l'unico modo per non fermarsi. 50 classi collegate contemporaneamente. Se in prima A si parla di trigonometria, in prima G si svolge la lezione di italiano, formule di chimica in terza A e storia in prima H. Nell'ora di educazione fisica, esercizi sospesi, si approfondisce la storia dello sport dal Medioevo al Novecento. E i ragazzi stanno realizzando dei lavori multimediali incredibili, facendo degli approfondimenti che probabilmente diversamente non saremmo riusciti a fare. 13.000 i docenti che da tutta Italia hanno usufruito dei corsi di formazione sulla DAD messi a disposizione dal Majorana, mentre i libri di testo autoprodotti hanno generato un risparmio che ha consentito di garantire un tablet per ogni studente.